Andiamo, buttiamoci nel vero viaggio della mia infanzia, fatta a videogioco! Nuovo botta! Mi viene da piangere, mi viene da piangere. Atlantica. Una scena introduttiva di 3 secondi e mezzo. Bellissimo. Proprio scena. Basta. È troppo, se no. Madonna, che caricamento lungo. Aiuto. Flonder, hai visto la mia Ariel? No, raga. No, raga. È bellissimo. Re Tritone vuole vederti. Papà. Chissà perché. Chissà perché. Flonder, che splendida giornata. Ciao Sebastian. Io e Flonder partiamo per un'avventura. Ti va di venire con noi? Non posso, Ariel. Devo organizzare il gran galà per tuo padre. Ma se hai bisogno di me, arriverò all'istante. I dialoghi troncati. Vabbè. Il tuo Oh padre ti mio chiede se Dio. raccogli gli oggetti. Raccogli le monete per il divertimento. Raccogli le splendide perle per i segreti. Proprio come me lo Ciao Alana. Oh, ricordavo. Alana! ciao Ariel. Hai visto il mio pettine? Andiamo a cercarlo. È bellissimo. Ok, Alana non ci fa passare perché non ha il pettine. Vabbè, il tutorial, raga, il tutorial. L'orchestra non suona molto bene. Chissà cos'è che li infastidisce. Proviamo Sebastian. L'orchestra purtroppo non riesce a suonare perché il trombone è intasato. Però un attimo, un attimo. Andiamo un attimo con ordine. Oh, Ariel, ho perso il mio anello d'oro. Potresti cercarlo, per favore? Tutti che hanno perso qualcosa, chi ha perso il pettine, chi ha perso l'anello, chi c'ha problemi con l'orchestra. L'orchestra non suona molto bene. L'orchestra non suona molto bene. L'orchestra non suona molto bene. Mi ricordo come si apre sto robo. Raga, ma la state sentendo? Lost in sottofondo. Ok, è il pettine di Alana. Ok. E il movimento non è male, però, eh. Flounder, l'orchestra della Ricky. No! Il pettine dell'Ana. Questa è la chiave del portiere nella sala del trono di papà. Pensi che troveremo un tesoro? 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 Pensi che Pensi troveremo un che tesoro? troveremo un tesoro? Pensi che troveremo Pensi che un tesoro? troveremo un tesoro? Ok, questo è il tutorial che hanno fatto vedere fondamentalmente come funziona il gioco. Mini puzzle game. Questo è molto semplice, poi avanti sarà comunque molto semplice.
Solo con te. Ce la faccio, troppi ricordi. Troppi ricordi. Oh, Ariel. Potresti cercarlo, per favore? Abbiamo trovato il pettine di Alana. Abbiamo trovato il sacchetto per mettere dentro un sacco di tesori. Ma il pettine dove sarà? Sarà mica dentro al trombone che non suona? Eccolo! Ora l'orchestra può suonare. Mi viene a piangere! In fondo al mar. Na 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 pam pam. Papà, ho trovato l'anello. Oh, e ricorda, sta lontana dalla superficie dell'acqua. Sta lontana dalla superficie dell'acqua. Ma io mi ricordo che c'era anche il Rhythm Game. Mi sto sbagliando? E in fondo al mar. Io volevo... Non c'era la parte ritmica. Forse dopo. Vabbè, e allora andiamo a giocare. Na 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 na. Na 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 na. Oddio raga, mi viene da piangere, è tutto così bello, è tutto maestoso, è tutto meraviglioso. Quattro perle su cinque. E abbiamo completato al 100% il livello del tutorial. Raga, mi viene a piangere. Non... È bellissimo. Mi ricordavo che c'era anche il momento Rhythm Game. Può essere che me lo sono sognato. Ok, andiamo avanti. Abbiamo preso tutto. Andiamo avanti. Come... Qualsiasi storia di Ariel inizia che si va. Si va all'avventura. E ha detto che ripercorre paro paro i film. Oh, sono contenta per te. Meglio, almeno smetti di essere agitata. Se passi a fare passeggiare. Vabbè, il caricamento. La squalo! Qui non c'è niente. Torniamo ad Atlantica. Cosa c'è? E invece no. Pinne? Ti tremano le pinne? Non fare il pesce rosso! Oddio, sto male. Ti prego, stai attenta e guardati dagli squali. Mi guarderò dagli squali. Ariel, con la coda puoi rompere o spostare le cose. Prova con questo barile. Ok. E mo io
Qualcosa mi ricordo fondamentalmente. Qualche segretino. Una stella! Raccogli la stella marina per la salute. Okay, aspetta, mi sa che posso entrare anche nell'altra nave. E giù. La chiave! Niam. No, niente pozione, stella marina. Vabbè, Ariel fa quello nella sua vita. Ruba. Ok. Porco affanculo. Collectible. Sì, giovani di oggi. Una pipa. Chissà cos'è! Ariel, guarda qua! Ariel! Ah, no, 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 no. Quello è il finale del livello. Oh, eccolo! Cosa c'è? Chissà cos'è! Ok. Questa è la parte che da piccolina mi metteva più ansia di tutte. Mo vedete perché. Questo non mi convince. Non mi convince? Lander, non ti agitare. Non succederà niente. Una squala! Aiuto! Letteralmente mi ha mangiato questo squalo, però più o meno. Ah, ah, è vero. Ah, ah! ok, non mi sono ricordata dopo. Però è così ne botto, capito? Risputata pure. Di cattiveria pura. Ok, vai. Dobbiamo rifarlo da capo. Che botta. Ah, cattivissima poi Ursula. Mi sei mangiato lo squalo, bastardo. Perdonami, non lo faccio più. Io me lo dico così, non ce la faccio. Non ce la faccio. Non è fantastico. Mi sei ricordata dopo. Ci ho avuto un attimo un lapsus. Pensavo si incastrasse lì alla finestra, invece in realtà si incastra dopo. Comunque per essere un giochino così leggero ci mettiamo un botto a caricare, eh? Poi ho sbagliato, la canzone di prima si chiama Torniamo ad Atlantica. Cosa c'è? Parte del tuo mondo. Io? Beh. Niente da fare. Oh, Flander, non fare il pesce rosso. Pesce rosso! Questo posto metti brillo. Ti prego, stai attenta e guardati dagli spali. Ah,
Non lo so, mo c'è qualche dubbio. È un... non mi ricordo. Sto in giro con 3 gradi. Torna a casa. Dai, andiamo a giocare. Ah, vedi, questa me l'ero persa prima. Questa cosa me l'ero persa prima. Vedi, vedi, vedi. Comunque questi sono i primi livelli, sono un po' tutorialosi. Non vi preoccupate. Comunque non è che migliora tantissimo il gioco, più o meno siamo lì. E ci sono le boss battle ogni tanto. Tesò, ma stiamo pure a dicembre, eh? Squali, squilli! Ai! Fanculo! E poi Sasuke, che vuoi che pensa? Fai presto che ti perdi questo capolavoro. Non va bene. Chissà cos'è. Chissà cos'è. Chissà cos'è. Ma come domani? Ma... che stronzio. Me lo segno. E ci sono già andata, Flounder, amico mio. Questo non mi convince. Non mi convince. Raga, una bambina di 5 anni quasi caccava sotto. Eccolo! Sei un prepotente. Sei un pesce rosso. È un pesce rosso. Mi ricordo come si chiama la razza del pesce di Flounder. Mi sfugge. Ariel, guarda qua. Olè, 100%. Un pesce pagliaccio. No, il pesce pagliaccio è Nemo. Sono rossi e bianchi. Olè. No, il pesce pagliaccio è Nemo. Anche questo 100%. Nave in fiamme. Cioè l'incontro col principe. Il primo incontro. Morto il principe. Non andare in superficie. E lo salva. C'è il salvataggio. Che caricamenti lunghi, raga. Ok. Il principe Eric sta affogando. Nuota attraverso le ciambrusaglie nell'acqua. Sopravvive, c'è il timer della vita del principe Eric.
non sta già morendo? Capito, so sbatte contro qualsiasi cosa. Io qua devo fare 100%, mica cazzi, Eric. Salvati un po' da solo. Cos'è la Madonnina? Dobbiamo salvare il principe Eric. Cos'è questo? Sta affogando. Aspetta, principe Eric, c'è cioè una... Oddio, mi affoga! Aiuto! Eric, resisti! Devo esplorare, prendere le monetine, le perle! Piglielo, piglielo! Aspetta un attimo, devo raccogli qui la maschera e la forchetta. No. Cioè, manca proprio. Abbiamo mancato un'area segreta. Abbiamo mancato una grotta. Palese. No. Voglio il 100%. Aspetta che dobbiamo raccogliere i soldi, che appena arrivo in superficie ci compriamo il castello. No, sì, mi ha fatto 100%. Sono 4 livelli, non è che... Non so, tanti. Che se no non ci possiamo permettere il castello. Esatto, possiamo far morire Eric. Poi il bello che appare questo coso poligonale che affoga. Aiuto. Oh no! Lì c'è un frusaglie! Non vedo però questa incredibile grotta, Dobbiamo salvare il... Ah! Eccola, fanculo. Presto, Ariel! Dobbiamo salvare...
Ok, dovrebbero essere tutte. 5 su 5, 50. Eric! Dov'è? Ecco che cade, che affonda malamente. Guardalo, guardalo che schifo. Guardalo, guardalo. Bello. Bello come il sole. In viaggio da Ursula. Arriva molto lentamente. Marmaglia! Ariel, no, è un demonio, è un mostro, non lo fare! Perché non vai a dirlo a mio padre? È la cosa che sai fare meglio. E niente, sei cazzata. Che giustamente Sebastian nella storia ha detto a Tritone che è andata in superficie, ha salvato l'umano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lei si è incazzata e... vado da Ursula! E perché proprio rompi i coglioni così, Ariel? Da questa parte che può aiutare qualcuno che farà avverare tutti i tuoi sogni. Ursula possiede enormi poteri. Da questa parte. Oddio raga, madonna, mi ricordo tutto così. Rossa. Da questa parte. Da questa parte. Da questa parte. Da questa parte. Allora, sei un dugongo minorenne, dove cazzo vai? E chissà i pesci a che età diventano maggiorenni. Non aver paura. Ecco. Soffri. Entra, bambina mia. Non vorrei restare qui. Voglio dire, no, ma una roba del genere, ma te le fai due domande? Ma non tante, due domande, non te le fai. Ma sai che non è proprio un gran posto. A 16 anni ero in pandemia e giocavamo un gas su Discord. Da questa parte. Ah. Adesso prende in pieno tutto giusto per far soffrire Ariel. Non aver paura. Non aver paura. Non aver paura. Da questa parte. Palese, palese. Guarda, la voce di Sebastian. Attenzione al giardino delle anime perdute. Non avevo.
Ole. 100% anche qua. La voce di Sebastian, attento! Yeah! Ora c'è la boss battle con Ursula. Ci è mancato poco, molto poco. Sgualdrinella che non è altro. È più furba di quanto credessi. Di questo passo la bacerà sicuramente prima del tramonto. D'accordo, adesso è ora che Ursula prenda le cose nei suoi tentacoli. La figlia di Tritone sarà mia. Suo padre non riuscirà a salvarla. Voglio vederlo dimenarsi come un verme attaccato all'uomo! L'antro di Ursula! Riprendiamoci quello che è nostro! Come? Figlia del re del mare. Ora io sono la regina dell'oceano. Gli ha portato il tridente, sta deficiente. Aria, colpisci con la coda le bottiglie rosse per sconfiggere Ursula. Buona fortuna. Ed erano solo rosse. La grande boss battle. Niente, quella non vuole. Vai. Ai. Bombardamento, bombardamento! Buongiorno, mister! Non le colpisce! Ok. Come soffre Ursula? Ah! Madonna. Ultima. No, invece! One shot, one kill. Tutto così di fretta. Eh sì, perché questa è la Sirenetta 2, quindi ti hanno fatto il riassunto della Sirenetta 1. E poi ci sono i livelli della Sirenetta 2. Per questo è veloce veloce, ti hanno fatto un'introduzione. Capito? Furbi. Siccome la Sirenetta 2 facciamo un riassuntino dell'1 e poi facciamo i livelli lunghi del 2. Eccolo! Welcome back!